Ciao a tutti. Sono qua per parlare di Bridgerton, una serie che, cazzo ragazzi, ha fatto boom, diventata tra le più viste su Netflix a livello mondiale in pochissimo tempo. Devo ammettere di essere stato molto incuriosito perché è stata così tanto vista questa serie. Cosa che attizza così tanto le persone questa serie? Oggi sono qui per recensirla, ma voglio darvi due o tre parole su questa serie, non mi dilungherò di tanto, non entrerò nei dettagli, eccetera, eccetera. Allora, prima di iniziare a guardare Bridgerton, ne avevo sentito parlare, sì, è stato riferito che era una serie stile 50 sfumature, no? Comunque molto molto spinta in certi punti, un po' meno in altri. Insomma, era una serie adatta a tutte le età, diciamo, perché tutte le ragazzine, ma anche tutte le madri adulte, per esempio, guardano questa serie o perché gli ricorda il loro passato o perché vorrebbero viverlo nel futuro, rispettivamente nei due casi, ed è stato proprio così. Questa serie è diventata il fenomeno delle ragazzine e delle madri. È una soap opera molto sotto ma poco opera. La trama è semplice, ha anche un po' di gossip girl col fatto della scrittrice che sparla dietro alle persone durante il racconto, ma anche un po' di gossip girl per chi l'ha vista. Quello che mi ha stupito e mi ha fatto ridere, vedere tutte le persone con le basettone, ben vestite, e se sentite sono le mie oche fuori, con le tutti gli uomini con le basettone, ben composti, poi vedere il nostro protagonista che sembra uscito dal 2021, è già tanto si mette su a fare le storie Instagram, cioè sembra veramente un personaggio scritto col culo, perché è ovvio che il nostro protagonista, perché è diverso da tutti gli altri uomini, è un aspetto molto più moderno in confronto agli altri uomini. Ma com'è possibile che tutti gli altri uomini abbiano i basettoni e lui sembra vestito con l'ultima moda di Armani e robe così? Ma ragazzi, ma fa ridere questa cosa. E vabbè, storia molto prevedibile, anche prevedibile il twistone finale. E a me, ragazzi, non è piaciuta, nel senso, non rientro in quel target lì. È piaciuta a un sacco di persone, perché appunto è stata scritta apposta, alcune cose succedono apposta, nel senso, nella loro luna di miele. Era palese, la serie non succede un cazzo nei primi episodi, luna di miele tocca il picco più alto e crolla di nuovo per poi rialzarsi alla fine. È il classico di queste serie. Non so cos'altro dire, ragazzi, non mi ha convinto, non mi piace, non è il mio stile, non penso guarderò una seconda stagione, perché davvero io per la più della metà della stagione mi sono annoiato e mi ritrovavo molto spesso a fare altro, perché mi annoiava proprio questa serie, quindi non sono per nulla soddisfatto. A molti è piaciuta, a quanto pare sono contento, per me non ha nulla di speciale, non c'è stato nulla che mi ha detto cazzo che genialata. Di solito c'è sempre, anche se la serie mi fa schifo, c'è una cosa che dici ah figata, e per me non c'è stata, quindi per me è un no atroce. Ciao ragazzi.